Ricordo anche che per ora, per chi vuole fare domande successivamente, in questo momento credo che sia necessario alzare la mano oppure scrivermi in chat e poi io do la parola. Questo però teoricamente non vale per i panelist, ma per gli altri partecipanti. Ok, Giulio, sono le 16:15, direi che possiamo iniziare. Grazie. Allora, grazie ovviamente alla Cisco, al Comitato Scientifico e soprattutto agli organizzatori che hanno reso possibile questo panel in tempi complicati come questi. Farò una brevissima presentazione in modo da dare un inquadramento generale degli interventi per poi lasciare la parola agli altri partecipanti. Comincio questa presentazione con un breve incipit tratto da un estratto di giornale pubblicato il 30 marzo 1820, quando il Foglio Carbonaro, il raccoglitore romagnolo, chiuse un articolo domandandosi polemicamente: Italia, ardiresti tu mai a crederti degna di sedere, non dirò a pari della Russia, della Spagna, dei gran popoli d'America, ma paro solamente della nazione d'Haiti? Sorprendentemente, prima degli storici furono i contemporanei a cogliere il senso globale delle grandi rivoluzioni atlantiche. Ciò probabilmente era il risultato delle idee universalistiche che le stesse rivoluzioni incarnavano. In effetti, nel 1776, nel 1848, ma anche nel Novecento, quasi tutte le rivoluzioni si diffusero oltre i confini statali, travolgendo regioni, continenti e a volte l'intero globo. All'inizio del XIX secolo, la risposta, allo spettacolo delle rivoluzioni divise profondamente gli osservatori italiani. I sostenitori dei nuovi principi cospirarono, si unirono alla lotta e propagandarono, immaginando una società fondata sull'autodeterminazione, la sovranità popolare e l'uguaglianza. I difensori dell'assolutismo invece reagirono con la ricerca di nuovi repertori funzionali sostanzialmente a legittimare la monarchia e a neutralizzare il pericolo insurrezionale. Negli ultimi anni, se la storia globale ha innovato lo studio dell'età delle rivoluzioni, la maggior parte degli studi ha però continuato a mantenere una prospettiva sostanzialmente imperniata sul presupposto primato di una sorta di Atlantico bianco di matrice anglosassone, e messo invece in secondo piano aree periferiche o marginali, tra cui la stessa penisola italiana. L'ipotesi di questo panel è quindi quello che l'Italia fu uno invece dei grandi epicentri del sud globale nel corso dell'età delle rivoluzioni. Lo scontro tra patriottismo rivoluzionario e legittimismo dinastico, creò identità contrapposte, forgiò culture e mentalità alternative, inaugurò una disputa che si sarebbe protratta fino all'unità. Ma risorgimento e antirisorgimento non furono espressioni peculiari ed esclusive della realtà italiana, quanto invece variabili locali di tendenze che stavano caratterizzando tutte o quasi le società contemporanee, dall'America del Nord al Mediterraneo fino all'India. L'adozione di un approccio globale è quindi un invito a ripensare cronologie, figure profonde e geografie della storia italiana del XIX secolo. In particolare, questo approccio permetterebbe da un lato di rivalutare l'Italia quale soggetto storico mediante il recupero dei suoi molteplici e plurimi intrecci con gli eventi della storia mondiale. Dall'altro, anche di abbandonare narrazioni schiacciate su linee interne e fondate sulla ricerca di tratti eccezionali, in cambio invece di una lettura dell'Ottocento italiano in contesto con i coevi cambiamenti internazionali. Questi panel quindi proveranno a rispondere all'ipotesi di fondo appena presentata, trattando cinque casi di studio. Il primo intervento è quello di Miriam Franchina dell'Università di Treviri, che sarà incentrato sulla ricezione della rivoluzione haitiana da parte intellettuali del primo risorgimento. Prego, Miriam.
Grazie, buongiorno. Comincio subito per rimanere nei tempi. Cronometro, spero vediate la mia presentazione. Ecco, nel 1830 il viaggiatore, scrittore repubblicano deluso Giacomo Costantino Beltrami archiviava per sempre il progetto di scrivere quella che sarebbe stata la prima storia d'Haiti in lingua italiana e lo faceva con questa nota. Pensiero abbandonato affatto, avendo fatto giuro di non offrire nuove discoperte a onore dell'ingrata denazionalizzata Italia. Un lavoro su Haiti avrebbe completato le pubblicazioni che già aveva Beltrami all'attivo dal Nuovo Mondo, dagli Stati Uniti e dal Messico, dove Beltrami, così come ad Haiti, si era recato personalmente in cerca di modelli politici e ispirazioni indipendentiste per l'Italia. Ma il Bergamasco non fu l'unico italiano di primo Ottocento ad interessarsi all'isola e a farlo da una prospettiva di risorgimento cosmopolita, ovvero di un risorgimento non solo attento ma partecipativo degli sviluppi transnazionali, nel nome di un diritto universale di tutti i popoli all'autodeterminazione. Come pensavano gli intellettuali italiani la rivoluzione haitiana, che secondo la storiografia fu un evento impensabile? La rivoluzione haitiana durò 13 anni, dal 1791 al 1804, quando, dopo aver sconfitto truppe britanniche, spagnole e quelle francesi guidate dal cognato di Napoleone, un ex schiavo africano, Jean-Jacques Dessalines, proclamava l'indipendenza di Saint-Domingue, fino allora la più importante colonia francese, ribattezzandola non a caso con il nome indigeno di Haiti. Non solo Haiti abolì la schiavitù sul proprio territorio nazionale, ma offrì il proprio territorio come asilo per tutti gli afroamericani in fuga dalla schiavitù degli Stati Uniti. E proprio di questo processo post-rivoluzionario di costruzione di una nazione, del suo governo, di una sua coscienza nazionale e di una ricerca di un consenso internazionale si interessavano pensatori italiani quali Sismondi dalle pagine del Conciliatore, Compagnoni nella sua Storia d'America, Bertolotti in una collezione di biografie, La serie di vite, e Ferrari in un'enciclopedia seriale chiamata Il costume antico e moderno. Vorrei riassumere molto schematicamente alcuni punti che a mio avviso dimostrano come Haiti fosse un buon esempio per poi trasporre patriotticamente delle riflessioni poi sulla penisola italiana. Haiti e l'Italia avevano entrambi bisogno di ottenere un consenso internazionale per la causa indipendentista. Dal 1815 in poi l'assetto politico internazionale veniva per così dire discusso a tavolino tramite dei congressi e su questi tavolini finivano contemporaneamente la questione italiana, i progetti francesi di ricolonizzazione d'Haiti e il dibattito circa il mantenimento o l'abolizione della tratta transatlantica di schiavi. Rappresentanti haitiani e italiani non furono fra i convitati di questi congressi, ma le rispettive classi intellettuali cercavano sistematicamente supporto oltre confine. Per quanto riguarda gli haitiani, si trattava in qualche modo di infrangere l'embargo diplomatico cui Haiti era stata sottoposta, e gli interlocutori principali di questi intellettuali haitiani erano liberali francesi e abolizionisti britannici, che nel contempo erano anche compagini dell'opinione pubblica piuttosto sensibili e ricettive per la causa unitaria italiana. C'era poi la questione del dibattito sulla forma di governo più idonea da dare a una nazione, nel caso di Haiti concretamente, in quello dell'Italia in una prospettiva unitaria. E come si vede dall'ultima delle cartine che ho qui messo sullo schermo, dopo l'indipendenza Haiti subì una guerra civile e si scisse in due entità territoriali, una repubblica nel sud e un regno nel nord, divisioni che rispecchiavano anche profonde differenze socio-economiche fra nord e sud. Queste differenze che non erano certo un tema alieno al dibattito patriottico del tempo, anzi i patrioti già si interrogavano su come poter governare queste percepite differenze fra nord e sud e anche su quale forma di governo, repubblica, monarchia, nelle loro poi mille declinazioni possibili, sarebbe stata più intelligibile, più accettabile dal concerto delle nazioni. C'era poi la questione del creare una coscienza nazionale. In Italia ed Haiti si trattava di masse popolari prevalentemente analfabete. Nel caso di Haiti, ex schiavi, quindi non solo illetterati, ma anche provenienti dalle più disparate parti dell'Africa, e che quindi avevano bisogno di una lingua comune. Anche questo è un tema che si dibatteva molto frequentemente in Italia con i patrioti che implementavano piani per preparare, per educare il popolo italiano all'unità. In questo contesto c'era anche poi la questione del cattolicesimo, che era per la stragrande maggioranza di haitiani e italiani la religione prevalente a livello tradizionale. E quindi come il cattolicesimo avrebbe influito o meno sull'identità nazionale che si stava forgiando e come entrare in rapporto con Roma. Dal punto di vista di Haiti, questo avrebbe potuto, ma non lo fece, dare un riconoscimento diplomatico internazionale. E sappiamo che per l'Italia la presenza del Papa a Roma dava qualche grattacapo per unità territoriale.
C'era poi, ultimo ma non ultimo, il rapporto con la Francia, che era per entrambi i paesi un vicino di casa abbastanza ingombrante. E questo anche per Haiti, perché come si vede, spero, nella prima delle cartine, non solo la Francia cercò di riconquistare Haiti, ma mantenendo le colonie di Guadalupe e Martinica, aveva un avamposto militare esattamente alle porte di Haiti. C'era poi la questione dell'eredità intellettuale della rivoluzione francese, cui sia haitiani che francesi che italiani avevano partecipato da poliedrici protagonisti, sia nell'elaborazione di progetti politici, sia poi concretamente nelle varie entità statuali che si erano andate formando. Oltre alla circolazione di idee c'era poi la circolazione di uomini. Napoleone aveva spedito soldati caraibici in Italia e viceversa. Tratto comune di tutte le menzioni di Haiti che ho potuto visionare nella stampa italiana era la lode dell'incivilimento della nazione. Alla liberazione ottenuta militarmente sul campo, ad Haiti si riconosceva dall'Italia il merito di una rigenerazione interna che stava funzionando e che gli osservatori italiani misuravano con parametri come la prosperità commerciale, il fiorire delle arti e le riforme dell'educazione. Questo dimostrava qualcosa che era sempre stato negato alle popolazioni afrodiscendenti, la loro civilizzabilità. E penso che proprio in questa nozione di civiltà stia poi l'interesse italiano ad appropriare alcuni discorsi coniati ed elaborati ad Haiti. Vorrei lasciare brevemente la parola a Baron de Vasté, che è stato uno dei più importanti patrioti politici e intellettuali dell'Haiti del primo Ottocento. In una delle sue principali opere scriveva: «Le popolazioni del nord Europa hanno ricevuto le Lumière tardivamente e si sono poi date a pratiche mostruose», intendeva il colonialismo e la tratta negriera. Emerge come Vasté e altri intellettuali haitiani provassero a ridisegnare la mappa della civiltà, che fino ad allora aveva escluso l'Africa come un continente teoricamente privo di una storia propria. Vasté cercava invece di dare agli afrodiscendenti di Haiti una propria genealogia, rintracciandone le radici in Egitto. In questa genealogia non solo africani e afrodiscendenti erano capaci di civiltà, ma addirittura loro ne spettava la primazia, visto che in Egitto era nata la civiltà. E non era stata l'intervento europeo a promuovere questa civiltà, era vero il contrario, ovvero che l'intervento europeo aveva bloccato il potenziale di sviluppo africano. Così facendo, Vasté e colleghi in qualche modo rispedivano al mittente, in l'Europa in generale, l'Africa e la Francia in particolare, l'accusa di barbarie. Ad essere barbari erano gli europei che avevano ricevuto la fiaccola della civiltà, ma anziché propagarla a loro volta, l'avevano spenta. E in questa sovversione di centro e periferia della mappa della civiltà emerge come tassello geograficamente obbligato la penisola italiana. Scriveva sempre Vasté: «I romani fondarono colonie in Gallia senza mai opprimerne i popoli. Portarono lumière, arte e commercio dopo averli ricevuti dall'Egitto». Vasté poneva quindi una differenza fra la Francia, colpevole della tratta negriera e massima nemica di Haiti, e gli antenati degli italiani, i romani, che Vasté chiamava colonizzatori virtuosi. Questa nozione di una penisola italiana come ponte fra Africa e Europa non era qualcosa di nuovo, ma la maggior parte della letteratura di viaggio del XVIII secolo ne aveva dato una lettura negativa. L'Italia e soprattutto la sua propaggine meridionale veniva vista come un territorio non solo geograficamente ma anche culturalmente contiguo al continente africano. E i suoi abitanti, descritti con cliché che si usavano anche per gli afrodiscendenti nelle Americhe, erano guidati dalla passione piuttosto che dalla razionalità ed erano poco industriosi. In questa visione il popolo italiano non avrebbe potuto rigenerarsi da sé, tantomeno aspirare ad un autogoverno. Questa visione dell'Italia come periferia d'Europa naturalmente avrebbe potuto minare alla radice il progetto unitario. E mi avvio verso la conclusione: nella letteratura haitiana invece vediamo come questa prossimità dell'Italia all'Africa era qualcosa di positivo e penso che abbia informato in maniera molto interessante ed utile il laboratorio italiano di primo Ottocento che si occupava in qualche modo di colonialismo. Se è vero infatti che l'Italia, mancando di un'unità territoriale, non aveva prospettive concrete di fondare colonie, questo non impediva ai patrioti di immaginarsi un futuro ruolo coloniale per l'Italia. Concretamente i progetti espansionisti italiani di primo Ottocento guardavano all'altra sponda del Mediterraneo, al continente africano. Patriottismo e colonialismo non erano antitetici, bensì complementari. E negli scritti di patrioti come il campano Galli, ad esempio, l'Italia Unita avrebbe promosso relazioni commerciali basati su un libero scambio anziché la tratta negriera. Galli si immaginava un rimpatrio di schiavi liberati dalle Americhe che avrebbero poi intessuto rapporti commerciali con gli italiani. In sede teorica i patrioti italiani rilanciavano quindi un modello coloniale che doveva essere un'alternativa a quella di Francia e Gran Bretagna, non solo i maggiori rivali nel bacino mediterraneo, ma anche potenze coloniali di lungo corso.
L'idea era quella di una sorta di circolo virtuoso, una rigenerazione nazionale che sarebbe partita in Italia e poi, in quest'ottica cosmopolita, avrebbe oltrepassato i confini. L'Africa poi, a sua volta, avrebbe potuto colonizzare, per esempio, il Sud America. Questo è il periodo, per esempio, in cui gli italiani si interessano a livello teorico, ma anche poi contribuendo praticamente a quello che diventerà il canale di Suez, quindi a questo collegamento diretto tra l'Italia e l'Egitto, che secondo gli haitiani era la culla atavica della civiltà. Era anche il periodo in cui le riforme che si stavano attuando in Egitto venivano guardate, per esempio, dagli scrittori dell'antologia con grande interesse, un altro esempio di civiltà africana che si stava rigenerando. Chiaramente l'appropriazione italiana di queste nozioni haitiane era ambivalente e strumentale. Da un lato abbiamo Vasté e i suoi colleghi haitiani che rivendicavano con forza la civiltà degli africani. I pensatori italiani mettevano invece l'accento sulla civilizzabilità di africani afrodiscendenti. Nella loro interpretazione, Haiti era l'esempio più lampante delle potenzialità che il continente africano aveva. Si trattava quindi non di rinunciare a un intervento europeo, come invece avrebbero voluto gli haitiani, ma di far sì che fossero gli italiani a prenderne le redini. E chiaramente l'Italia, che non aveva in quel momento un interesse diretto nello scacchiere atlantico, né una partecipazione diretta alla tratta negriera, si proponeva come un'alternativa, almeno in sede teorica, più creativa, che avrebbe potuto attuare una colonizzazione di tipo diverso. E per finire vorrei riattraversare ancora una volta l'Atlantico per tornare ad Haiti, perché spero di poter dimostrare che questo concetto di civiltà era duttile a qualsiasi latitudine. Nel 1822 Haiti è tornata unita ed è tornata repubblicana. E è il momento in cui nel 1822 si inviano dei carichi di caffè agli indipendentisti greci perché combattano contro l'impero, perché possano finanziare la loro lotta contro l'impero ottomano. La retorica è quella cosmopolita di un patriottismo che travalica i confini, di una fratellanza fra popoli oppressi. È tuttavia la stessa retorica per cui Haiti invade la vicina Santo Domingo, fino allora una colonia spagnola. L'idea è quella che un popolo che si è rigenerato e non è più oppresso abbia il dovere morale di esportare la rigenerazione oltre confine, che i popoli presunti oppressi lo richiedano o no. Le velleità di Haiti in senso coloniale furono di breve durata, anche se le cicatrici Repubblica Dominicana e Haiti si sentono ancora oggi, e sappiamo che l'Italia effettivamente ha unità completata a fine dell'Ottocento, diventò invece uno di quei protagonisti della Scramble for Africa che si imperniava su questo concetto della esportazione della civiltà. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Miriam, passo allora subito la parola a Luca Di Mauro dell'Università di Pisa, che tratterà di reti globali rivoluzionarie tra Atlantico e Mediterraneo. Prego Luca. Grazie mille, anch'io mi unisco rapidissimamente ai ringraziamenti per l'organizzazione e procedo. Inizio, excepté ce qui pouvait donner à son pays le gouvernement des deux chambres, le jeune comte trouvait que rien n'était digne de son attention. Désespérant de l'Europe, le pauvre Altamira en était réduit à penser que quand les États de l'Amérique méridionale seront forts et puissants, ils pourront rendre à l'Europe la liberté que Mirabeau leur avait envoyée. Stendhal affida a queste laconiche righe la descrizione dell'ideale politico del conte di Altamira, esule e cospiratore napoletano, le cui passate traversie e la cui condanna a morte in contumacia affascinano Mathilde Lamolle e Julien Sorel, che lo incrociano nei salotti parigini. Il personaggio, come è abbastanza noto, è l'alter ego letterario di Domenico Fiore o Domenico di Fiore, amico di Stendhal e esule napoletano del 99. E non sappiamo se lo scrittore abbia sentito proprio dall'esule, che però era restato sempre in Francia e non aveva partecipato ai tentativi rivoluzionari e agli esili degli anni venti, questo disincanto per le sorti dell'Europa e invece questa fiducia per le repubbliche latinoamericane. Ma certamente, quando il rosso e il nero viene dato alle stampe nel 1830, Altamira rappresenta un'intera generazione di rivoluzionari napoletani. Il mio intervento si propone di analizzare proprio il percorso di una frazione del liberalismo napoletano e poi italiano, perché vedremo che proprio in questa sede inizia il confronto con i rifugiati di altre zone della penisola, ovvero la sua componente più radicale, più decisamente legata al modello di società segreta di tipo Carbonaro, attraverso le iniziative e gli scritti di alcuni dei suoi membri più eminenti e riconosciuti,
dapprima nella tappa iberica e in seguito in quella americana del lungo esilio che segue la repressione del 1821. Una volta arrivati lontano dalle due Sicilie, oltretutto, e quindi dall'esigenza di mostrare che l'esperimento costituzionale iniziato col moto di Nola era sostenuto da un fronte liberale unito, omogeneo e moderato, si precisano le caratteristiche del radicalismo di questa fazione e si acquiscono le differenze rispetto alla componente militare legata al periodo murattiano, che prende progressivamente, sia per quanto riguarda i programmi politici, sia nella geografia dell'esilio, altre strade. Questo dei radicali di cui ci occuperemo in questa sede è certamente un gruppo minoritario e per giunta destinato a breve durata, perché la sua vitalità si spegne all'inizio degli anni 30 dell'Ottocento, quando il nuovo modello mazziniano cambia sia i modelli organizzativi con la fine della carboneria come ideale, sia soprattutto gli orizzonti politici. Quindi, partendo dalla fine dell'esperienza costituzionale napoletana, quindi dopo la sconfitta di Rieti Antrodoco, chi teme una vendetta feroce come nel 99 ha praticamente la fuga in Spagna come scelta quasi obbligata, prima di tutto per ragioni geografiche, perché il confine marittimo è l'unico aperto per le due Sicilie, e soprattutto politiche, perché i rappresentanti del governo costituzionale spagnolo rilasciano volentieri i passaporti a quelli che considerano compagni di militanza liberale. Costoro concepiscono la fuga, prima di tutto ovviamente, come un'opportunità per salvarsi fisicamente, ma anche per continuare la lotta su un doppio binario, sia contro la Santa Alleanza e il sistema internazionale inaugurato a Vienna, sia anche all'interno del campo liberale, per imporre ciascuno il proprio modello di ordine rappresentativo. Nella primavera del 1821, quindi, si assiste a un arrivo in massa nei porti di Barcellona e Tarragona di rifugiati dalle due Sicilie e dal Regno di Sardegna, quindi transfughi delle due rivoluzioni represse. Ed è in Catalogna, chiedo perdono per il gioco di parole, che la componente radicale del liberalismo napoletano italiano si radica con maggior forza. Nella capitale della regione, soprattutto, il modello iniziatico carbonaro importato dai rifugiati trova il terreno più fertile per inserirsi nel panorama politico spagnolo e influire su di esso. Perché se durante i primi mesi questi rifugiati erano stati più che altro impegnati in polemiche interne sulle responsabilità per la sconfitta militare e politica, poi avevano cominciato a partecipare attivamente ai dibattiti del paese ospite, e questo perché i temi da loro portati trovano in Catalogna un'accoglienza attenta e benevola, al contrario della diffidenza che invece la Spagna aveva genericamente riservato alle idee venute dall'estero fin dal 1789. E ciò accade grazie a alcune precise caratteristiche della politicizzazione italiana che la rendono immediatamente compatibile con il dibattito locale e ne favoriscono l'integrazione. Il primo di tali fattori è il bagaglio più evidente che gli esuli portano con loro, ovvero la carboneria, quindi questo modello di associazione clandestina rodato durante il decennio francese, e questo fa loro gioco in Catalogna, perché anche lì le società segrete autoctone agiscono come correnti e gruppi di pressione all'interno delle legali società patriottiche. Quindi a Barcellona, paramasones e comuneros si contendono il controllo della influente Tertulia de la Si, mentre a Madrid fanno altrettanto con la Sociedad Landamburiana. In questo contesto, Orazio de Attellis, veterano della cospirazione meridionale, organizza i Carbonarios, che fanno rapidamente progressi e riescono addirittura ad iniziare alcuni tra i leader più ascoltati di questa tertulia, come José López Paredes. La struttura compartimentata tipica della carboneria è un altro dei vantaggi tattici una volta esportata in Catalogna, proprio perché i gradi intermedi di essa sono riservati al dibattito spagnolo, quindi all'azione sul paese ospite, mentre quelli superiori sono riservati a progetti politico-militari riguardanti le due Sicilie
e da cui anche le autorità spagnole, se la cosa fosse venuta alla luce del giorno, sarebbero state costrette a prendere le distanze. Ma al di là della forma organizzativa ci sono concrete analogie di strategia politica tra napoletani e catalani che danno la stessa lettura della PEPA, quindi della Costituzione di Cadice, e hanno progetti molto simili di modifica della stessa, poiché se è vero che la componente radicale del liberalismo napoletano era quella più legata alla Carta di Cadice, a differenza dei moderati che preferivano le carte octroyer francesi o di modello britannico, ciò non vuol dire che anche durante l'ottimestre non si fossero proposte modifiche per accentuarne gli aspetti democratici, circoscrivere le prerogative regge e soprattutto modificare gli equilibri tra centro e periferia per quanto riguarda la distribuzione dei poteri. A tal proposito, il rifugiato che maggiormente interessa questo aspetto è tal Bartolomeo Fiorilli, in realtà un romano, un avvocato romano, ma da tempo stabilitosi a Napoli, è rimasto abbastanza oscuro durante l'ottimestre, malgrado proprio un testo, la miglior possibile costituzione politica per tutte le genti sul calcolo di razione, che da un lato elogiava la Costituzione spagnola e dall'altro ne proponeva riforme radicali come la perequazione della proprietà terriera e una tassa proporzionale sui patrimoni. Questi ovviamente viene accolto con entusiasmo in Catalogna perché questi punti ricalcano le esigenze profondamente sentite da un ambiente come quello del radicalismo catalano che unisce pulsioni egualitarie sensibili a tali appelli e con un malcontento per il centralismo madrileno le cui ragioni sembrano coincidere perfettamente con quello delle province meridionali rispetto alla capitale. Ora non posso purtroppo dilungarmi sul dibattito sulla natura che in Catalogna si attribuisce a questo federalismo, federalismo meridionale. Dirò solo che se alcuni storici catalani considerano i napoletani come dei portatori di un nuovo girondinismo, in realtà questa teoria è poco convincente, poi, almeno da questo punto di vista, prima di tutto perché la politicizzazione delle classi che avevano elaborato le teorie federali meridionali era avvenuta dopo la definitiva sconfitta della Gironda e soprattutto perché poi erano stati elementi, al contrario, neo-giacobini che erano entrati in contatto col personale politico napoletano, penso a Briot, e ne avevano favorito le forme di politicizzazione. A riprova del fatto che nelle teorizzazioni napoletane si riprende la proposta di una dittatura ripresa dalla Costituzione della Roma Repubblicana, che in realtà è intesa in senso montagnardo, come governo temporaneo quando la patria si trova in pericolo, per portare in un quadro legale appunto esperienze di governi di emergenza per salvare la rivoluzione. Cursoriamente passo sul fatto che ovviamente i rifugiati in Spagna seguono le sorti del triennio e quando il contingente del Duca d'Angoulême invade il paese iberico per porre fine all'esperimento costituzionale, la componente radicale predilige le repubbliche dell'America meridionale, a differenza di quella moderata che aveva preferito Francia e Inghilterra anche per evidenti affinità di modello costituzionale. E se prendiamo l'esempio del Messico, dove si rifugia il già citato Orazio de Attellis o il Parmense Linati, anch'esso carbonaro radicale, vediamo che le stesse condizioni favorevoli che avevano favorito l'accoglimento in Catalogna delle loro teorie sembrano ripetersi e permettono agli stessi individui di integrarsi perfettamente nel dibattito politico. E prima di tutto, il primo fattore è ancora una volta l'abitudine alla forma di società segreta, perché proprio come in Catalogna, qui il dibattito politico all'interno del campo liberale è diviso tra due fazioni massoniche, gli Escocetes e gli Yorkinos.
I primi sono espressione del grande latifondo e partigiani di una repubblica censitaria e conservatrice, e i secondi emanano dalla classe media delle province e cominciano a radicarsi nelle masse urbane. Di conseguenza, proprio come i radicali italiani con cui entrano subito in alleanza, propugnano un assetto del paese marcatamente federale, democratico e egualitario. È facile spiegare quindi per cui il gruppo di esiliati italiani che ha, ha di questo nuovo esilio e di questa nuova Repubblica Messicana una visione utopistica e profondamente ottimista, comincino a sposare todo corde la causa messicana, riproponendo in Messico quello stesso federalismo radicale e quella stessa, gli stessi progetti ancora di stampo montagnardo, come la dittatura o la necessità di nazionalizzare le masse e, cito, le classi più infime, secondo un progetto che risaliva alla montagna e che era stato riprogrammato e rielaborato nei cenacoli iniziatici clandestini. Il tempo è tiranno, quindi concludo rapidissimamente, e quindi i casi esaminati, pur se estremamente limitati in numero, mostrano come i membri del contromon liberale che si erano forgiate nelle cospirazioni di epoca napoleonica e della restaurazione era stato da questa restaurazione definitivamente proiettato su un palcoscenico internazionale prima e intercontinentale poi, e per quanto riguarda la fazione radicale, oggetti degli esempi che rapidamente abbiamo tentato di presentare, è gioco forza constatare come in entrambe le grandi tappe dell'esilio successivo alla sconfitta, quindi quella spagnola e quella messicana, idee e pratiche concepite nel meridione italiano abbiano trovato terreno fertilissimo in due distinti e distanti punti dell'immenso spazio borbonico, quindi modelli federali policentrici e fortemente assembleari da un lato e l'esigenza di riforme fiscali perequative e attente alla piccola proprietà di provincia e al mondo contadino, che si erano rivelati una moneta politicamente spendibile nell'immensa estensione degli ex domini della corona spagnola, perché avevano risposto a problemi comuni a molti dei territori che ne facevano parte. Grazie mille. Grazie Luca, non rubo altro tempo e comincio subito con la mia relazione. Allora, il tema del mio paper riguarda la mobilitazione dei combattenti napoleonici tra Atlantico e Mediterraneo, con riguardo al caso della Grecia nel Mediterraneo e a quello delle ex colonie Gran Colombia e Rio della Plata spagnole nel Nuovo Mondo. È una storia che inizia subito dopo la battaglia di Waterloo, quando il 18 giugno 1815 il successo delle truppe della settima coalizione sancì la fine di Napoleone, ma non spezzò il sogno bonapartista. Mentre in Francia e negli ex stati satelliti partivano massicce purghe a tutti i livelli dell'amministrazione, vecchi e giovani bonapartisti che sopravvissero al terrore bianco scelsero di non rassegnarsi all'ancien regime. Questa non rassegnazione trovò nelle guerre indipendentiste in America meridionale e in Grecia una grande motivazione, che fu al contempo una grande questione atlantica per la ridefinizione della sovranità, così come un'occasione di rivincita contro la crociata realista delle monarchie assolute. In particolare per i napoleonici l'impulso a combattere per una patria straniera era il risultato di una coscienza plasmatasi già tra i ranghi della Grande Armée. Proprio la Grande Armée bonapartista, emanazione dello spirito universalista del 1789, si era imbevuta di un ethos imperiale repubblicano intriso di ambizioni di conquista e aspettative di vittoria, che però erano compatibili con le rivendicazioni degli emergenti patriottismi nazionali. I due casi di studio riguardano un centinaio di combattenti napoleonici di origine italiana
che si divisero tra Gran Colombia e Rio della Plata, e un altro centinaio che invece combatterono in Grecia. Spinti da una vera e propria cultura dell'avventura, bonapartisti di origine italiana si arruolarono negli cosiddetti Ejércitos Libertadores sotto i comandi di Simón Bolívar nel nord del continente e di José de San Martín nel sud. Questi combattenti agirono come veri attori transnazionali attraverso le frontiere statali e imperiali, in costruzione in particolar modo quelle statali, collegando ideali politici e pratiche militari tra il vecchio continente e il nuovo mondo. Sui campi di battaglia condivisero anche un preciso insieme di valori fondato sul coraggio in armi e la fratellanza rivoluzionaria, i quali contribuirono a trasformare la causa antiborbonica in una grande causa atlantica per le libertà. A differenza degli altri gruppi nazionali, in tutto furono circa 600-650 i napoleonici in America meridionale, questi però non formarono corpi militari autonomi, probabilmente per la loro eterogeneità nazionale, a differenza di altri corpi come la Legione Hannoveriana o la Legione Scozzese, che invece formarono dei corpi e dei battaglioni che andarono a inserirsi nell'esercito di Bolívar. In questa slide che condivido, ho ricostruito un po' la mappa di origine dei combattenti napoleonici in America meridionale utilizzando i dati estratti dagli archivi colombiani e venezuelani che riguardano quindi il caso della ex Nuova Granada. In Nuova Granada, ma del resto anche nel Rio della Plata, i primi volontari che arrivarono furono corsari provenienti dal Mediterraneo e che furono impegnati nell'attacco, nella cattura di navi spagnole, nella difesa di fortini sottratti al controllo borbonico e nel contrabbando di armi, munizioni e talvolta anche schiavi. In seguito arrivarono gruppi di fanteria. Il contributo di queste unità che avevano grandi competenze acquisite sui campi di battaglia europei fu particolarmente importante sia nella fase di organizzazione degli eserciti che nella pianificazione delle controffensive. I napoleonici coordinarono le campagne militari nelle province interne, Argentina, Venezuela e Colombia, guidarono la conquista di cruciali zone sotto il controllo realista, Ecuador, Cile e Perù, e avviarono la pacificazione intorno alle aree belligeranti delle capitali rivoluzionarie, Buenos Aires, Lima e Caracas. La loro integrazione trasformò definitivamente quelli che erano dei battaglioni rivoluzionari in eserciti moderni, legittimando dopo l'indipendenza anche gli equilibri politici e le gerarchie sociali degli stessi stati indipendenti. Con la fine della guerra, infatti, gli eserciti liberatori divennero una forza dotata di una legittimità che travalicava quella politica e al contempo era creatrice della nuova identità nazionale. È possibile quindi sostenere che l'esercito in America meridionale fu al contempo una pars destruens del vecchio regime coloniale e una pars construens delle nuove repubbliche indipendenti. Questi aspetti fecero sì che la militanza in armi costituisse per i bonapartisti, sia francesi che di origine italiana, un modello di autorità fondamentale necessario affinché questi uomini giocassero un ruolo importante anche negli apparati delle nuove repubbliche, intraprendendo dopo la guerra lunghe carriere come governatori locali, giornalisti, scienziati e diplomatici. In questa seconda slide ho provato a ricostruire quello che fu il percorso di inserimento dei bonapartisti italiani in Gran Colombia, divisi tra diplomazia, governo, ma soprattutto commercio e giornalismo.
Al pari della lotta bolivariana, anche quella per l'emancipazione greca costituì una causa profonda per il nascente patriottismo risorgimentale, incarnando una sorta di spirito di rinascita delle nazioni contro il dispotismo degli imperi. I napoleonici, come molti altri patrioti europei, concordavano infatti sul diritto della Grecia a emanciparsi da un dominio dispotico ed entrare, qui cito, nella grande famiglia europea. Nel complesso furono circa 1100 i volontari internazionali che si unirono alla lotta greca, di cui 130-150 di origine italiana. Uno di loro, Pietro Gamba, un carbonaro e assistente personale di Lord Byron, definì il loro arruolamento come una vera e propria crociata in miniatura. Il volontariato italiano in Grecia si realizzò in due fasi: la prima a ridosso della fine dei moti insurrezionali del 2021, la seconda dopo il collasso del regime gaditano in Spagna nel 1823. Anche in questo caso essi servirono in battaglioni cosmopoliti e transnazionali come la Brigata Byron, la Compagnia dei Filelleni, l'Esercito dei Liberali o il Reggimento Bareste. Ciò che li caratterizzava era l'organizzazione gerarchica che a tutti i livelli di comando si ispirava direttamente all'archetipo della Grande Armée. Se nel caso però della Nuova Granada fu la figura di Bolivar e un certo idealismo antiborbonico a motivare l'avventura rivoluzionaria, in Grecia invece prevalse una spinta meta ideologica generato a sua volta da legami di solidarietà religiose e dalla comune appartenenza alla civiltà greco-romana che è possibile ritrovare già nella cultura illuminista. Quasi tutti i napoleonici avrebbero raccontato la Grecia come culturalmente e storicamente contigua all'Italia. Per uno di essi, Alerino Palma, scriveva: noi italiani avremmo dovuto guardarla addirittura come la nostra madrepatria. Se però in Nuova Granada e nel Rio della Plata il confronto con la guerra fu particolarmente positivo, aprendo quindi nella fase postcoloniale all'integrazione dei bonapartisti nelle società repubblicane e nelle istituzioni liberali che si stavano costruendo, in Grecia l'impatto fu estremamente traumatico. L'esercito greco non aveva una tradizione militare derivante da quelle precedenti, come ad esempio in America meridionale, e soprattutto la controrivoluzione ottomana che si dispiegò attraverso campagne di controguerriglia e rappresaglia nelle campagne fu particolarmente dura. Ciò nonostante, questi napoleonici che combatterono in Grecia agli inizi del 1800 elaborarono un primo modello di filellenismo che avrebbe permeato a lungo la cultura risorgimentale. Si trattava di un modello che venne ripreso prima dal nazionalismo democratico e mazziniano durante gli anni 30 e poi, chiaramente in chiave aggiornata, dal repubblicanesimo garibaldino e post-garibaldino che se ne appropriò durante la rivolta di Creta del 1866 e durante la rivolta di Turchia del 1897. A tenere, oltre che simbolicamente, politicamente e militarmente insieme queste due esperienze fu la traiettoria biografica di uno dei principali animatori di queste reti, Costante Ferrari, un ex bonapartista che dopo aver combattuto nei Caraibi e in Nuova Granada al fianco di Bolivar si sarebbe recato in Grecia a prendere le armi sotto il generale Mavro Cordates. Nel complesso, durante l'età delle rivoluzioni, queste due esperienze mettono in mostra come avventurismo in armi e impeto patriottico alimentarono un vero e proprio internazionalismo guerriero che avrebbe
solcato il Mediterraneo e l'Atlantico in diversi contesti, oltre a quelli citati questo pomeriggio, e il cui successo decisivo scaturì dalla combinazione tra capacità di resilienza rispetto all'iniziale tracollo politico-militare del 1815 e soprattutto adattamento strategico alla nuova fase apertasi a partire dal Congresso di Vienna. Emerge quindi in conclusione che attraverso un sistema di alleanze multipolare che coinvolgeva indipendentisti greci, rivoluzionari sudamericani, ma anche agenti britannici, consoli statunitensi e reduci francesi, questi napoleonici diedero vita a uno dei principali network dell'antiassolutismo, che sostenne al contempo il fronte antispagnolo nelle Americhe, minacciò la legittimità degli imperi nel Mediterraneo e soprattutto influenzò l'inizio della lotta risorgimentale, congiungendo i patriottismi nazionali nello spazio globale di inizio Ottocento. Grazie, e mi fermo e passo subito la parola a Viviana Mellone dell'Università Orientale di Napoli, che tratterà di antifrancesismo e spagnolismo nel primo legittimismo borbonico. Prego. Allora, buonasera a tutti, ringrazio la Sisco, gli organizzatori, e mi avvio subito a leggere il mio paper. Negli ultimi decenni gli storici hanno sottolineato la stretta connessione fra le rivoluzioni e le controrivoluzioni mediterranee, considerando come esse si siano sviluppate nel conflitto reciproco. Le indagini hanno inoltre approfondito gli aspetti transnazionali e traslocali che hanno contribuito alla loro formazione. In tale contesto storiografico, più circoscritto ma comunque in crescita, è stato l'interesse dedicato al fronte reazionario conservatore legittimista nel Regno di Napoli. La lettura del reazionalismo borbonico durante la Restaurazione deve tenere conto di alcuni aspetti specifici della congiuntura rispetto ad altre fasi del periodo rivoluzionario. Il bisogno di stabilità politica suscitato dalle guerre napoleoniche, la prima forte scossa data alle monarchie, ma anche la consapevolezza di non poter completamente sbarazzarsi delle istanze sociali e delle riforme istituzionali affermatesi con la Grande Rivoluzione, sono tutti elementi che arricchiscono gli schieramenti reazionari, conservatori, legittimisti rispetto alla prima congiuntura rivoluzionaria. In questo senso, solo in una porzione degli uomini e delle donne del tempo, il ritorno delle dinastie legittime fu l'occasione per recuperare le istituzioni pre-rivoluzionarie. Per altri, la ricostruzione si tradusse nella mediazione fra gruppi sociali e politici eterogenei, volto alla pace e alla stabilità sociale. Per altri ancora, nella convergenza con i gruppi liberali sui temi del progresso tecnico-scientifico e sulla loro applicazione in ambito sociale e istituzionale. La relazione di oggi espone i risultati parziali delle mie ricerche in corso sullo spazio borbonico. In questa occasione, tale spazio sarà osservato attraverso la lente della formazione di modelli di governo in alcuni dei primi legittimisti napoletani. Antonio Capece Minutolo, principe di Canosa, reazionario e curialista, ministro di polizia nel 1816 e nel primo governo controrivoluzionario del Regno delle Due Sicilie nel 1821-22, e Giovanni Battista Vecchione, giureconsulto che, escludendo il periodo murattiano, ricoprì numerosissimi incarichi istituzionali dal 1797 in poi e che fu invece reazionario e giurisdizionalista. Parlando del principe di Canosa, la Spagna di Ferdinando VII fu il modello esclusivo al quale egli si ispirò. Nel settembre del 1814 Ferdinando IV pensò di inviarlo in missione privata e confidenziale a Madrid. La missione sarebbe stata finalizzata a chiedere a Ferdinando VII di Spagna di perorare la causa borbonica al Congresso di Vienna, esigendo la restituzione di Napoli e della Sicilia al ramo napoletano del Borbone. Come scrive Nicola Del Corno, le vicende politiche spagnole passate e coeve vengono indicate dal propagandista reazionario napoletano come un modello di coerenza e rigore controrivoluzionario rispetto all'azione di altri governi, colpevoli di avere concesso molto agli avversari in nome di un'improbabile pacificazione.
Ciò che tuttavia possiamo aggiungere a questo ritratto di Del Corno è che ci sembra che l'entusiasmo di Canosa possa in realtà scaturire da una conoscenza impressionistica del regime di Ferdinando VII. Come hanno dimostrato le ricerche dell'ultimo decennio sulla restaurazione spagnola, vista da vicino, essa non risulta equiparabile alla monarchia di antico regime. Con il ritorno al trono nel 1814, Ferdinando VII di Borbone soppresse la Costituzione con l'annesso riconoscimento dei diritti di stampa, riunione e associazione. E certamente cancellò le riforme napoleoniche, procedette alla completa epurazione dell'amministrazione dagli uomini che avevano collaborato con il regime di Giuseppe, e diede il segnale di voler ripristinare alcune delle istituzioni dell'antico regime. E recuperò alcune misure che testimoniarono la volontà di ritornare alla società ceutale. Tuttavia, il sovrano borbonico non riportò il paese all'antico regime, ma inaugurò una fase nuova, nella quale la concentrazione di potere nelle mani del re e di un ristretto numero di ministri e consiglieri fu di gran lunga maggiore rispetto all'assolutismo spagnolo settecentesco. Al fine di specificare meglio il rapporto che intercorse tra l'immaginario canosiano e l'input spagnolo, può essere utile soffermarsi sulle categorie introdotte dalla storia transnazionale e la storia connessa. Negli ultimi decenni, guardando ai numerosi approcci di ricerca che indagano i fenomeni internazionali superando la teleologia dello Stato-nazione, l'insegnamento generale che può trarsi è quello della simultaneità dei processi politici, economici e sociali. La sincronia implica che non vi sia dunque il trasferimento stretto di messaggi e contenuti da un posto all'altro, ma piuttosto una sincronicità accelerata e accompagnata dal fatto che ciascun luogo oggetto dello studio in qualche modo sappia quello che succede altrove. La conoscenza più o meno intensa, più o meno mediata dal contatto fra uomini, oggetti e capitali, rende a quel punto possibile un trasferimento di contenuti dove ciascun attore non è mai solo principalmente mandante o destinatario, ma gioca un po' anche il ruolo dell'altro. In tale prospettiva, il contatto del principe di Canosa con il modello spagnolo può intendersi come una connessione a maglie larghe, funzionale cioè a rafforzare l'attività propagandistica del reazionario napoletano nelle fasi di lancio iniziale, oppure per ragioni di legittimazione del quadro internazionale, ma meno indispensabile quando egli si trova già al governo ed ha dunque la facoltà di perseguire le politiche repressive desiderate. In questo senso, da un lato, va detto che la diplomazia e le relazioni internazionali nella fase post-napoleonica sono orientate all'ingerenza nelle politiche interne degli stati più intensamente e incontrovertibilmente rispetto alle fasi storiche precedenti. Inoltre, lo strutturarsi di una gerarchia delle potenze consentì alle cinque maggiori grandi di influenzare le politiche interne degli stati minori. Consapevole che una potenza di piccolo rango come il Regno delle Due Sicilie non avrebbe potuto vantare un percorso di ricostruzione autonomo senza subire l'interferenza delle grandi, Canosa ritiene dunque molto probabilmente utile difendersi lasciando intendere di allinearsi al reazionarismo di una potenza di medio rango come la Spagna. Diversamente da Canosa, per Vecchione fu la Francia a rappresentare l'esperienza di riferimento. Per il giureconsulto, la Francia degli ultimi decenni del XVIII secolo fu l'esempio negativo dal quale prendere le distanze. E considerò infatti tutte le rivolte e rivoluzioni della penisola intimamente collegate alla Grande Rivoluzione, come molti reazionari italiani del resto. Ma la Francia fu il riferimento principe in base al quale riorganizzarsi per emulazione se si parla invece della restaurazione di Luigi XVIII. In realtà, più che essere un vero e proprio modello, per Vecchione la via francese improntata ad un costituzionalismo moderato avrebbe reso la Francia l'appoggio più sicuro in ambito internazionale per il Regno delle Due Sicilie, affinché i napoletani potessero imboccare un percorso di ricostruzione autoctono, solo genericamente ispirato alla via moderata francese. La funzione di tutela che il paese borbonico avrebbe dovuto ricoprire nei confronti del regno napoletano è esplicitata in un passaggio del suo manoscritto inedito indirizzato al futuro Francesco I di Borbone nella primavera del 1815, dove appunto scrisse:
Luigi XVIII è guarentigia, e cito, di un nuovo corso per la Francia e per tutte le nazioni affette dalla dilei di rivoluzione. Nonostante la stima dichiarata alla via francese, evocarla non corrispose al desiderio di Vecchione di emularla. Adottando motivazioni analoghe a quelle che spinsero Canosa a chiamare in causa il modello spagnolo, l'esponente della nobiltà togata parve consapevole che il congresso di Vienna avesse introdotto una gerarchia delle potenze nuova e che, nella prospettiva dei piccoli stati, l'allineamento ai più grandi si sarebbe adesso verificato non soltanto sul piano militare, commerciale e matrimoniale, ma anche e soprattutto come allineamento in politica interna. Se infatti Vecchione auspicò sempre l'amnistia per i rivoluzionari e i collaboratori del regime francese e in via generale prospettò delle politiche di governo che potessero ricomporre gli interessi di diversi gruppi sociali e politici, come nel caso francese, diversamente dalla Francia fu ostile al mantenimento delle riforme napoleoniche. Scorrendo le pagine dei suoi manoscritti inediti, può facilmente notarsi come la sua idea di restaurazione fosse del tutto autoctona e in rapporto di continuità con le riforme introdotte nel Regno di Napoli negli ultimi decenni del XVIII secolo. Non antico regime dunque, ma riformismo illuminato. I rami sui quali si esprime Vecchione a proposito sono molto vasti e insomma parlo brevemente dei suoi pensieri a proposito della polizia. La riflessione di Vecchione in materia si colloca nel processo lungo di definizione della polizia che comportò sia il suo rendersi autonoma dall'amministrazione, sia la definizione capillare e l'incremento dei suoi compiti, che nel corso dell'età moderna vanno a coprire gli spazi della famiglia e comunque del privato. Tale processo, come ci ricorda Giorgio Alessi, fu tutt'altro che lineare e se negli ultimi decenni del XVIII secolo il riarticolarsi di queste funzioni fece sì che esse rientrassero ancora nelle pratiche di buon governo, dal momento della rivoluzione in poi la riarticolazione ne comportò l'identificazione crescente con l'obiettivo della sicurezza a discapito di altri. Indice dell'adesione al rinnovamento fu la proposta di Vecchione di scegliere elementi idonei al servizio, di buona fama, privi di carichi pendenti. Vecchione utilizza per esempio l'aggettivo probo, e diversi dagli avvocati, e di gratificarli con un cospicuo salario che li rendesse poco ricattabili e poco inclini ad abusare dell'incarico. Si tratta infatti di un tipo di selezione che punta alla professionalizzazione del corpo. Per altro verso, Vecchione fu contrario al distacco della polizia dalla giustizia. Il distacco fu infatti il risultato del processo di articolazione della polizia, del suo crescente identificarsi con le funzioni di sicurezza e del suo sganciarsi dalle pratiche di buon governo. Se si guarda alla riforma della polizia prodotta dal Regno di Napoli negli anni del riformismo borbonico, si può vedere come nel 1779 il governo napoletano si muovesse proprio nella direzione della maggiore autonomizzazione e definizione dei compiti di polizia. Certamente vi era la recezione del modello francese con il ridimensionamento delle funzioni di arbitrato del reggente nobile e la tendenziale burocratizzazione dei giudici. Tuttavia rimaneva la vecchia polizia giurisdizionale. La maggiore definizione del ruolo del funzionario di polizia, che non arrivava però a farne una figura autonoma dal giudice, sembra insomma coincidere con l'elevazione del ruolo del poliziotto e la coincidenza fra giudice e commissario evocati da Vecchione. Si tratta insomma di una coincidenza che aiuta a collocare la posizione di Vecchione in linea con il riformismo illuminato napoletano della fine del XVIII secolo. Qualche considerazione per terminare. La prospettiva transnazionale e traslocale è stata qui quella prescelta per fare luce sugli immaginari politici del principe di Canosa e del giureconsulto Vecchione. A questo proposito non appaia scontato osservare come i due ritengano indispensabile il confronto con altre esperienze europee, seppure, come ho detto, a maglie larghe. Mentre siamo più spesso abituati a considerare la transnazionalità, traslocalità, il tratto tipico dei movimenti rivoluzionari liberali. Sembra in particolare interessante notare quanto per entrambi ricollocarsi nello spazio post-napoleonico significhi pattinare sul confine tra autonomia e riferimento allo spazio borbonico.
specialmente nel caso di Vecchione, il disegno di una restaurazione che si allacci al riformismo illuminato napoletano con un aggiornamento di alcuni istituti dal conto del delinearsi di una concezione patriottica, nella quale confluiscono sia la tradizione riformatrice settecentesca del regno, sia l'opportunità di intestare tale restaurazione a una rinnovata Repubblica dei Togati. L'idea di un regime politico guidato dalla nobiltà virtuosa, sia di toga che di spada, è molto presente nei manoscritti del giureconsulto, vive anche nella battaglia politica di Canosa e si fa appunto strada nel dibattito giuspubblicistico napoletano settecentesco. Questo tipo di patriottismo conservatore può aggiungere un tassello importante nel ricostruire l'immaginario della patria napoletana, intesa come comunità nazionale che più avanti negli anni competerà con lo sviluppo di quella italiana. E concludo, lo spazio altro dal regno nel quale ci si proietta è, come si diceva, quello borbonico. Se dunque per un verso il fatto che i due attori si rapportino alternativamente alla Francia e alla Spagna ci restituisce il volto sfaccettato delle visioni della restaurazione come in altri contesti europei, per altro verso, guardando al triangolo formato da Francia, Spagna e Regno delle Due Sicilie dal punto di vista delle monarchie e non degli stati-nazioni, ci si accorge che i due uomini fanno riferimento a un grande, unico territorio governato dai sovrani della Casa Borbone e comprensivo anche delle colonie spagnole dell'America del Sud. Grazie. Grazie a te, Viviana. Lascio subito la parola a Deborah Besseghini, Università di Milano, che parlerà di pionieri risorgimentali nel Messico imperiale. Prego, Deborah. Pionieri politica nell'età delle rivoluzioni e presto dell'Università di Torino, a comincio a ottobre. Dunque, non rubo ulteriore spazio, ringrazio anch'io la Sisco e ringrazio Alessandro e ringrazio tutti per questa opportunità. Parlando di Ottocento globale, di risorgimento globale, o meglio, di età delle rivoluzioni globali, non possiamo prescindere da delineare due fondamentali conflitti, quello ideologico tra conservazione e cambiamento rivoluzionario, in tanti concetti, quello di conservazione e rivoluzione estremamente scivolosi, ma che comunque sia sono parte integrante dei conflitti di questa epoca e possono essere riassunti nell'idea da un lato di portare la tradizione della modernità e dall'altro una maggiore apertura verso la sperimentazione politica, ma l'altro grande conflitto che si intreccia pienamente con questo è quello geopolitico, e si intreccia perché fondamentalmente negli spazi degli imperi imperiali in crisi il conflitto ideologico genera una serie di conflitti che sono stati definiti persino delle guerre civili e si intreccia anche in altri modi. Questo conflitto geopolitico, oltre allo scontro tra Francia e Inghilterra nel periodo napoleonico, prosegue dopo la vittoria dell'Inghilterra e la affermazione di un'egemonia stabilizzante, appunto quella britannica, nel periodo post-napoleonico in forme diverse. In buona sostanza si tratta di un conflitto che raramente tocca direttamente, cioè pone direttamente le grandi potenze le una contro le altre, ma si esercita più negli spazi imperiali attraverso dominio formale, informale, espansione formale e informale, l'imperialismo informale, l'estensione degli imperi in Asia. In generale, attraverso il controllo di posizioni strategiche e risorse cruciali, prevalentemente al fine di evitare che i rivali li controllino. E questi due conflitti fondamentali, l'ideologico e il geostrategico, si intrecciano nel caso naturalmente dell'America ispanica, dell'indipendenza dell'America ispanica. Per fare solo due rapidissimi esempi, pensiamo al ruolo della Francia rispetto alle posizioni più centraliste e al ruolo invece degli Stati Uniti rispetto alla questione della federazione, della confederazione e un'immaginata confederazione generale americana. E poi ci sono altri livelli in questa stessa età delle rivoluzioni. C'è la questione del progresso tecnico-scientifico che si collega pienamente a entrambi questi conflitti, e la questione della formazione delle identità nazionali, che certamente si genera nei conflitti, ma allo stesso tempo è anche condizionata dalle migrazioni, che sono grande caratteristica dell'Ottocento, perché l'identità si definisce nel rapporto con l'alterità, naturalmente. Allora, come mettiamo insieme tutti questi livelli e tutti questi aspetti? Uno strumento molto utile e agile è naturalmente quello delle biografie, non a caso anche i miei colleghi hanno continuamente fatto riferimento a biografie, percorsi biografici che ci permettono di attraversare spazi
tempo e mettere in relazione ambiti generalmente studiati separatamente. Non tutte le biografie sono utili allo scopo, naturalmente, ma si tratta di individuare casi che possono essere strategici rispetto a queste questioni. Io mi sono molto occupata degli agenti imperiali, che sono quegli agenti che possono essere collegati al centro delle decisioni politiche e che dunque portano avanti, diciamo, mettono in pratica quelli che ritengono essere gli obiettivi politici del proprio governo o perlomeno dei propri patroni nei governi a livello globale. Ma ci sono appunto in questo spazio degli autori più autonomi, naturalmente, che per fini sia politici che economici si muovono. Le due tipologie di agenti entrano in sinergia, e come studiare queste sinergie? Beh, uno dei terreni anche qui più utili e agili per studiare queste sinergie è quello delle connessioni politiche economiche e quindi dei mezzi forniti molto spesso dagli attori economici per mettere in pratica progetti politici. Questo è uno dei temi che io ho affrontato, è il terreno in cui io ho cercato di lavorare prevalentemente nella mia indagine sulle influenze esterne nell'indipendenza ispanoamericana. E in questo terreno ho incontrato anche alcuni personaggi che si collegano alla questione, per citare Isabella, del risorgimento in esilio. E oggi ne presenterò due. Innanzitutto abbiamo un fornitore interessato di mezzi, che è Vincenzo Rivafignoli, un piccolo nobile lombardo che ha combattuto contro Napoleone e che appunto in questa esperienza si ritrova in Olanda, e da qui si pone in contatto con reti inglesi che sono collegabili appunto all'agente del Foreign Office in Sud America, uno degli agenti principali del Foreign Office in Sud America negli anni 10, il quale è anche uno dei tre primi consoli in Messico, britannici in Messico, e per conto del quale arriva fino lì dall'Inghilterra, va in Messico e ottiene delle concessioni minerarie, permettendo quindi a queste reti collegate al Foreign Office di fondare alcune delle prime compagnie minerarie britanniche in Messico. Alla metà degli anni 20 Rivafignoli si ritrova ad essere elogiato pubblicamente e sostenuto pubblicamente dal chargé d'affaires britannico in Messico, sia attraverso lettere private al Foreign Office, agli investitori, sia nelle sue pubblicazioni, nonostante il fatto che su Rivafignoli ci fossero probabilmente fondati sospetti di malversazioni. Possiamo domandarci perché. Una delle ragioni, naturalmente, è proprio l'interesse geopolitico della Gran Bretagna nell'evitare quantomeno che le miniere messicane finissero in mano di altri stranieri, insomma era meglio che finissero in mani britanniche, e questo naturalmente, e in questo Rivafignoli ha un ruolo anche come gestore, cioè come nel gestire, diciamo, nell'organizzare il lavoro in queste miniere, attraverso dei collaboratori che sono in gran parte degli esuli italiani. Di questo il chargé d'affaires britannico è pienamente informato, e questo è un altro punto che probabilmente aiuta a spiegare il sostegno nei confronti di Rivafignoli. Per farla molto breve, attraverso le sue reti, attraverso altre reti collegate a queste compagnie minerarie in Inghilterra, Rivafignoli permette a alcuni esuli dei moti liberali europei arrivati in Inghilterra di migrare in Messico e quindi cercare nuove opportunità come dipendenti di queste compagnie minerarie. E possiamo ipotizzare alcune ragioni per cui forse questo corrispondeva in parte anche agli interessi britannici. Uno, naturalmente, la questione delle conoscenze tecnico-scientifiche. Erano ingegneri capaci, molti di loro. Però possiamo ipotizzare altri livelli. Per esempio, poteva essere utile allontanare queste figure, poteva essere utile, chissà, lasciarle in una posizione di facile controllo, ma anche marginale rispetto al Messico stesso, e forse, chissà, alimentare fedeltà nei confronti del mondo anglosassone. In ogni modo, se queste ipotesi fossero corrette, vengono contraddette dai fatti in alcune circostanze. Per esempio, nel caso appunto di Attellis, già citato, e di Fiorenzo Galli, abbiamo di fronte due personaggi che poterono, diciamo, mantenersi in Messico, almeno inizialmente, grazie a queste opportunità offerte da Rivafignoli. Galli ruppe con Rivafignoli, invece per quanto riguarda Sant'Angelo si parla del figlio, che era impiegato di Rivafignoli. Comunque sia, entrambi questi personaggi rientrano in realtà, cioè aderiscono in realtà alle posizioni degli Yorkinos,
quindi a quelle non solo federali, ma anche filo statunitensi. La loggia Yorkina era stata fondata dal ministro statunitense in Messico Poinsett, e lo stesso Sant'Angelo, tra l'altro, in seguito rivendicherà la sua, diciamo, utilità agli interessi statunitensi in Messico nella scrittura delle opere sul Congresso di Panama, che gli costeranno poi l'espulsione. Ma tornando a Riva Pinoli, in realtà la sua vicenda non finisce qui e si complica. Tornato in Inghilterra, viene ingaggiato per liberare i prigionieri dello Spielberg, operazione che non porta a termine, ma per la quale riceve una consistente paga, in buona sostanza. In seguito lo ritroviamo in Veneto, impegnato in attività, prima ancora, in realtà questa operazione sullo Spielberg, per certi versi, ha un momento, insomma, cioè, ha un esito quando arriva Fignoli, che permette a Pietro Maroncelli di emigrare negli Stati Uniti nella sua compagnia teatrale, perché Riva Pinoli è anche imprenditore in ambito culturale. La relazione con Da Ponte, Lorenzo Da Ponte, uno dei librettisti di Mozart, gli consente di innanzitutto vendere già i suoi libretti in Messico, eccetera, ma infine lo mette nella posizione di poter gestire l'Opera House di New York per un anno, entrando tra l'altro in conflitto sia con Da Ponte che con Maroncelli. In seguito, appunto, dicevo, lo ritroviamo in Veneto, sostenuto dal governatore della Lombardia austriaca, dall'ambasciatore britannico a Parigi, dai Rothschild, in varie iniziative sempre in ambito minerario. Dunque, abbiamo di fronte un personaggio su cui forse non vale nemmeno la pena tentare qui di addentrarsi sulle possibili ipotesi, sulle finalità e realtà, insomma, tra le quali giocava. La cosa interessante è proprio il fatto che apre finestre sui terreni che tocca, che ci consentono di collegare fatti e ambienti apparentemente del tutto separati. E lo stesso si può dire di Carlo Vidua. Carlo Vidua, ben noto, che è il mio secondo esempio, del quale mi occuperò, tra l'altro, appunto, nel progetto di ricerca che comincia all'Università di Torino. Carlo Vidua è ben noto per essere la persona che ha acquistato la collezione Drovetti, base del Museo Egizio di Torino, ed è stata dibattuta ampiamente la sua appartenenza ideologica. Sappiamo che era amico di Santa Rosa, è stato definito un moderato e presentato come tale in realtà fin da principio, in buona sostanza, ma non è, e probabilmente si è anche sottovalutato il suo rapporto con l'establishment piemontese, ma non è nemmeno questo il punto. Il punto è che Vidua è un osservatorio sulla riconfigurazione imperiale. Durante i suoi viaggi, soprattutto tra le Americhe e l'Asia, aveva progettato di scrivere una serie, in realtà, di opere su quella che Baini chiamerebbe il meridiano imperiale. Quindi sulla fine degli imperi, la caduta degli imperi atlantici, la crisi degli imperi atlantici, e la nascita di nuovi colonialismi, anche conflittuali, in Asia. E quindi la documentazione raccolta per scrivere queste opere, che Vidua non scrisse perché morì prematuramente in Indonesia, ci consente dal Piemonte di guardare al polo orientale e occidentale di questa grande trasformazione, che centri a Manila e Città del Messico, e di seguire anche nel percorso di Vidua stesso, nel riconsiderare l'esperienza storica dell'impero spagnolo nella globalizzazione, questi grandi cambiamenti. Questo appunto sarà l'oggetto della mia ricerca a Torino. Ma Vidua è ricollegabile ancora, anche lui, anche al Risorgimento in esilio. Grande amico di Poinsett in Messico, lo frequentava assiduamente ed entrò in contatto appunto con gli Atelli Scollinati, con tanti altri italiani presenti e attivi nella politica messicana, ma soprattutto osservò attentamente quello che facevano in Messico e si informò estensivamente sulle loro attività. Dunque, come questi attori autonomi o semi-autonomi dalla politica, fondamentalmente pionieri, come li ho definiti, e lo sono, fino in ambito imprenditoriale, Vidua in ambito intellettuale, certamente con i suoi progetti di scrittura che pure non portò a termine, ecco come si legano alla politica, come ci aiutano a capire questi due grandi conflitti che ho citato all'inizio, come influenzano le battaglie ideologiche e geopolitiche, eventualmente, pure, ovviamente in modo marginale e limitato. Beh, innanzitutto si legano a agenti imperiali o politici per propri interessi, essendo manipolati e manipolando, e poi svolgono sempre per i propri interessi un ruolo di supporto in operazioni politiche. Scusate, condivido lo schermo.
Ed è questo il caso principalmente di Riva Finoli, per l'appunto. E poi raccolgono e trasmettono informazioni, le mettono in circolazione del caso di Vidua e stabiliscono contatti tra interessi convergenti. Dunque il lavoro mostra come le Americhe, in questo caso il Messico, possono essere messe al centro di percorsi che collegano addirittura la cultura del Settecento europeo, rappresentata da Ponte, con il collezionismo ottocentesco, il nuovo atteggiamento verso l'archeologia, l'etnografia, la musealizzazione delle collezioni rappresentato anche da Vidua, l'esplosione degli investimenti nelle miniere, nei trasporti, nella rivoluzione tecnica, legata a sua volta anche alla geopolitica delle indipendenze ispanoamericane e questa alla colonizzazione e all'imperialismo in Asia. Il tutto legato all'esperienza diasporica dei migranti politici, anche italiani, che hanno un ruolo in tutti questi eventi. Dunque, nell'intreccio tra microstoria e storia globale, tra un lungo e breve periodo, comprendiamo la nascita della modernità anche tra conflitti e processi anche un po' sorprendenti e inaspettati, attraverso casi studio come questi, che ci consentono di analizzare appunto questi grandi cambiamenti in intrecci complessi, travalicando gli abituali confini. Grazie Debora e grazie a tutti per il rispetto veramente napoleonico dei tempi. Siamo riusciti a stare nei 75 minuti previsti, quindi a questo punto lascio volentieri la parola al discussa dal professore Gianluca Fruci. Prego. Sì, grazie. Qui non c'è tempo, mi sembra di aver capito, né per ringraziare né per salutare, quindi diamo tutto per scontato, per dato, per acquisito. Allora, io naturalmente ho molto apprezzato evidentemente questo intento, che ritengo meritorio, necessario, direi ineludibile, di connettere, di inserire lo spazio italiano, chiamiamolo il Risorgimento, in quella appunto straordinaria trasformazione politica, istituzionale, comunicativa che è l'età delle rivoluzioni, o se volete l'età delle rivoluzioni delle costituzioni, per utilizzare una terminologia ugualmente coeva, no? Ma che poi dà il quadro anche delle trasformazioni proprio politico-istituzionali. E la cronologia che voi assumete in questo panel è peraltro quella di un'età delle rivoluzioni a cavallo fra seconda metà del Settecento e anni venti dell'Ottocento, quindi se volete un'accezione tra virgolette minimalista rispetto ad architetture cronologiche che spaziano invece fra metà Settecento e metà Ottocento, no? Anche questo, quando inizia, quando finisce l'età delle rivoluzioni, guerra dei sette anni, il 48, addirittura la guerra civile americana, poi scegliete legittimamente l'addizione, se volete, più ristretta. E quindi ecco, resta il fatto che questo terra di mezzo, no, fra età moderna ed età contemporanea, non è un caso che qui dialoghiamo e ascoltiamo modernisti, contemporaneisti, modernisti che sono diventati contemporaneisti, viceversa, insomma c'è un intreccio variegato, no? Questa, appunto, questa terra di mezzo però sta diventando effettivamente un luogo per nuove generazioni di storici, uno spazio, un luogo originale, conchiuso, meritevole appunto di una trattazione specifica che ci delinea appunto un Ottocento che qui poi appunto in realtà un 7-800 breve, un mezzo Settecento, un mezzo Ottocento, non saprei bene come chiamarlo, bisognerà inventarselo, però è l'età delle rivoluzioni, va bene. Però ecco, se si restringe un po' la cronologia, però si allargano gli spazi appunto, no? In questo quadro. Si allargano e quindi spazi che definiti, dichiarati globali, imperiali, poi in pratica sicuramente atlantico, mediterraneo, euroatlantico, anche se poi appunto il Carlo Vidua, di cui abbiamo appena sentito parlare, muore appunto colpito dai lapilli in Nuova Guinea e poi, se non ho capito male, in Indonesia, no? nelle Molucche. Quindi effettivamente qui siamo in uno spazio che è molto più ampio. Una morte tragica e, se vogliamo, rocambolesca, indubbiamente, e quindi mi sembra che uno dei primi assi, uno dei primi fil rouge che tiene insieme un po' questi interventi, questi papers, è indubbiamente la chiave dell'avventura, dello spirito di avventura, del rimettersi in gioco, della peripezia, della curiosità in altri contesti, no? E in fondo anche chi non si muove ma osserva Haiti
osserva e si interroga su una un evento sconvolgente di rottura, no? Come la, una rivoluzione degli schiavi e degli ex schiavi andata a buon fine. Quindi un fil rouge che poi ritroviamo fino anche appunto nell'intervento sul legittimismo napoletano, sui due esponenti del legittimismo napoletano, no? Che si muovono di fatto e concettualmente in pratica, Vecchione e Canosa, in un quadro appunto dello spazio borbonico euro-mediterraneo, vuoi francese, vuoi spagnolo, per costruire appunto i loro progetti politici, istituzionali, di controrivoluzione, di restaurazione, che tuttavia, come abbiamo ascoltato, non può che fare inevitabilmente i conti con gli accelerati, profondi cambiamenti appunto del periodo rivoluzionario napoleonico, della mobilitazione politico-militare che David Bell ha chiamato, con un'espressione un po' anacronistica ma sicuramente efficace, no? Appunto la prima guerra totale. Ed è così tanto forte questo elemento della spirito d'avventura, della peripezia del mettersi in gioco, che come citava appunto Luca Di Mauro all'inizio del suo paper, questi personaggi talvolta, anche se minori, diventano personaggi della letteratura. Diventano, entrano nella letteratura, diventano personaggi letterari, cioè la politica come che si riversa nella letteratura. Questo è il caso di Domenico Di Fiore o Fiore, è un, se volete, un caso più piccolo, no? Di questi processi di mitopoiesi e di trasformazione letteraria, ce ne sono anche di più noti, però qui vediamo che quelli più noti, quello forse più noto e studiato, è quello di Francisco de Miranda, che diventa il punto di riferimento per Byron, sia negli scritti che poi anche nella personalità, nella costruzione della celebrità di Byron. Però il fatto che anche personaggi minori o meno conosciuti come Di Fiore entrino poi dentro la letteratura e negli scritti di Nel Rosso e il Nero ci dà il quadro di questa letterarietà, di questo elemento di fiction che sta nelle loro vicende. Ed è qui, se volete, il secondo fil rouge che mi pare di individuare e che unisce un po' i paper, e cioè appunto questo della centralità dell'esperienza individuale o collettiva, a seconda, che la partecipazione alle guerre rivoluzionarie napoleoniche o più generalmente imperiali segna, nel senso che e non importa poi su quale fronte, perché appunto abbiamo visto come arriva Finoli, combatte sul fronte antinapoleonico e asburgico, altri addirittura li troviamo a volte su fronti su diversi fronti allo stesso tempo, in momenti diversi. Veniva citato in uno dei paper appunto proprio come amico di Riva Finoli anche Santoro di Santa Rosa, che conosce entrambi i fronti, prima è ufficiale del regno del re di Sardegna e poi fa il funzionario imperiale francese. Quindi un'esperienza transnazionale che per certi versi qui non è solo politica. Anzi, questo aspetto è non di rado un aspetto poroso, non privo di ambiguità, di passaggi di fronti, come peraltro la migliore storiografia sull'età delle rivoluzioni ormai ci insegna e ci dimostra, che questi fronti e questi posizionamenti sono molto variabili e molto in movimento. Ma ecco, dicevo, ma anche un'esperienza proprio personale, individuale, sia appunto come vettore, cioè questa partecipazione in qualche modo diretta o indiretta alla guerra, alla mobilità, o quantomeno alla mobilitazione delle guerre rivoluzionarie napoleoniche, imperiali, sia appunto come combattenti, ma anche come appunto imprenditori, come sostenitori, come in qualche modo coinvolti dentro questa grande mobilitazione, che appunto diventa un vettore di competenze, di mestiere, di apprendistato, non solo delle armi, ma anche appunto ai più diversi livelli, e quindi di aspirazioni, di affermazioni in un nuovo mondo che è in trasformazione, è in costruzione ed è pieno effettivamente di opportunità per un numero sempre più grande di persone. Sia effettivamente poi come vettore di autorappresentazione, di autonarrazione, no? Nel momento in cui decine di migliaia o centinaia di migliaia di persone, di soldati, di sfollati, di emigranti, di testimoni oculari delle guerre rivoluzionarie imperiali si trovano appunto catapultati dentro eventi giganteschi di portata storica, di massa, e quindi trasformandoli appunto da soggetti a volte nascosti, a volte muti, in
piccole celebrità, in celebrità minori, che si sentono anche autorizzati a prendere la parola e quindi a scrivere lettere, memorie, autografie, a produrre oggetti, a veicolare cimeli e quindi a veicolare anche narrazioni alternative dal basso di queste esperienze. Ecco, da qui poi i percorsi, le traiettorie, in alcuni paper prendono, mi sembra, un po' due strade. Cioè, ci sono traiettorie indubbiamente più politiche, che troviamo negli esuli radicali del 2021 di Mauro, che appunto vanno dalla Spagna al Messico fino all'approdo appunto di alcuni di essi negli Stati Uniti, nella Repubblica, tanto così mitizzata degli Stati Uniti, e i legittimisti di Mellone. In entrambi i casi siamo di fronte a delle figure che si integrano con una certa facilità dentro uno spazio, che è quello borbonico, al di qua o al di là dell'oceano, per una serie di motivi culturali, di contesto, che sono stati molto ben spiegati e molto ben precisati. Poi ci sono appunto traiettorie più effimere, più borderline, più porose, più double face, in cui gli aspetti politici e ideologici sicuramente possono avere un ruolo, ma che poi si intrecciano anche appunto con aspirazioni personali di successo. Mi sembra il caso appunto dei bonapartisti napoleonisti di Bombini, dove c'è l'ideologia, c'è il legame con il passato napoleonico, imperiale, napoleonista, però c'è poi anche il fatto che questi appunto hanno delle expertise che hanno acquisito, le rimettono a disposizione, a volte sul piano diplomatico, cioè il grafico che hai fatto vedere fa vedere, no? Addirittura non so, sono di più quelli che poi entrano nel giornalismo, nel commercio, in altre attività, anche se grosso rimane quello di chi loro che trovano una posizione dentro il mestiere delle armi, diciamo così. E qui siamo di fronte poi a due percorsi diversi, cioè la facilità dell'integrazione nella Gran Colombia, più generalmente, no, nell'Iberoamerica, ma la grave difficoltà invece nel contesto greco, per una serie di motivi, no? Forse c'è evidentemente un surplus di aspettative che vanno evidentemente deluse, vuoi proprio per il contesto che si rivela effettivamente meno ricettivo, meno accogliente. Quindi ecco, qui viene fuori un tema, secondo me, che è quello delle contraddizioni, delle aporie, degli inciampi, no? Di questa rivoluzione senza confini che ha dentro di sé, vi è più che ci si inoltra nell'Ottocento, di confini ne ricostruisce, sia mentali che materiali, che quindi cominciano ad emergere, a manifestarsi e quindi a rendere ancora meno lineare, se possibile, questi percorsi già pieni di peripezie, pieni di complicazioni. E poi naturalmente abbiamo appena ascoltato questi percorsi decisamente ambigui sul piano politico, sul piano delle attività imprenditoriali e di viaggio, no, che ci ha presentato Deborah Besseghini a proposito dei suoi due personaggi, Riva Fanoli e Vidua, che sono poi tra l'altro anche abbastanza differenti tra di loro, ma tenuti insieme, se volete, credo di aver capito o di capire da questi elementi di ambiguità, di inserimento, di cogliere tutte le occasioni possibili, tutti gli spazi possibili dentro questo mondo molto nuovo e in costruzione. E dall'altro lato, tra l'altro, come anche era Vidua, uno esploratore, un viaggiatore, uno scrittore, è anche questo Beltrami, no? Quel Beltrami che si propone di scrivere una storia della rivoluzione di Haiti, ma che poi, su cui raccoglie tantissimo materiale, ma che poi rinuncia a scrivere appunto L'altezza del 1830, come ci ha spiegato Miriam Franchina. E le sue parole, no? Di delusione, l'ingrata denazionalizzata Italia con cui abbandona il progetto 1830, appunto ci suggeriscono che l'interesse per questa vicenda è ampiamente un gioco di specchi, no? Questo Franchina lo spiega bene, cioè è una le preoccupazioni sono quelle di contesto, forse più quindi che occuparsi della rivoluzione, di una rivoluzione impensabile, quella di attenzionare la costruzione di una nuova statualità, no? Cui origini culturali di civilizzazione questi intellettuali haitiani collocano appunto nell'Africa mediterranea, nell'Egitto, la Enche Trade Union con l'Europa attraverso il caso di Roma. Quindi
sembrerebbe, no, in questo, da questa ricostruzione, che la portata di rottura politica sia un po' tenuta sotto traccia in questo interesse, cioè che quindi ci si sposti più sul dopo più che sul durante. Questo è quello che io ho colto leggendo e ascoltando poi Franchina. Quindi il focus di questo interesse per Haiti è quello di riflessioni e ragionamenti forse più tranquillizzanti della costruzione, del funzionamento, della formazione di questo nuovo Stato, vuoi repubblicano, vuoi monarchico, vuoi tutte e due, no? di Haiti. Ecco, alla luce di questi fil rouge, di questi traiettorie ora comuni, ora divergente dei paper che abbiamo ascoltato, di cui stiamo appunto discutendo, risulta di nuovo appunto evidente come, dal mio punto di vista, questa operazione di connettere il risorgimento all'età delle rivoluzioni qui proposta sia evidentemente riuscita, ma sia riuscita in un modo che è diverso per certi versi da quello che ci proponevano Palmer o Franco Venturi fra anni 50 e 80. Cioè la loro era una proposta di connettere di fatto i percorsi di trasformazione politica e culturale in atto nello spazio italiano con il contesto euroatlantico, in modo di fare, o meglio di fare di questi processi, le rivoluzioni d'Italia, no, avrebbe detto Quinè, o di vedere in questi processi uno scenario, un capitolo, un atto della grande pièce dell'età delle rivoluzioni. Per della, come si potrebbe dire oggi, un risorgimento inteso meno come costruzione di comunità nazional patriottiche in Italia o fuori, ma più come momento di impianto della politica moderna, come laboratorio del conflitto variegato e poroso fra rivoluzione e controrivoluzione, oltre appunto di sperimentazione di una creatività istituzionale politico-culturale in un contesto di faglia come quello dello spazio italiano, della penisola italiana, tendenzialmente diviso fra spazio borbonico, spazio asburgico, con realtà, se volete, che cercano di autonomizzarsi, l'area, il Regno di Sardegna, lo Stato Pontificio. Ecco, qui, ripeto, è un approccio diverso, perché questo è un approccio che evidentemente va sulla scorta degli studi di Maurizio Isabella, che è stato più volte evocato, che sta dentro tutti questi papers di Costantina Zanon, di Janet Polanski, di altri approcci anche meno politici, soprattutto nel caso di Belseghini, cioè... Ed è quello quindi di prediligere i percorsi appunto individuali, no? Questo è l'altro grande poi punto. Economici, se non appunto tout court biografici, e di seguire questi, tra virgolette, italiani che circolano fra Atlantico e Mediterraneo fra 7 e 800. E quindi una storia dell'età delle rivoluzioni intesa come spazio di persone, di circolazione, di... per quanto evidentemente l'accezione con cui la utilizzano gli autori di questo panel sia una accezione puramente geografica, evidentemente è un po' fuorviante, se volete, no? Perché forse penso da abbandonare proprio più tu cura anche nella sua accezione minimalista, nel senso che questi sono individui degli antichi stati pre o post rivoluzionari o dei nuovi stati che si sono formati in seguito al periodo rivoluzionario napoleonico, e quindi sono italici, cisalpini, napoletani, sabaudi, estensi, no? E anche quando alcuni di loro poi cominciano o vagheggiano progetti unitari o provano a parlare il linguaggio della nazione. Ecco, ci sono dei problemi tecnici, mi sa che non sentiamo più il professore. Comunque ci dovremmo avviare verso la conclusione, ora comunque ovviamente 5 minuti ce li possiamo prendere, se torna il professore, così magari se qualcuno vuole fare un ulteriore commento a quello che è stato detto dal discussant, che però mi sa che è... È proprio scomparso, temo. Forse si sta riconnettendo? Forse, esatto. Speriamo.
Sì, in realtà c'è molto poco tempo per le domande, teoricamente, perché siamo già un po' oltre, però intanto se volete 5 minuti, se ci sono questioni, cose, magari poi aspettiamo il professor Frucci, così poi salutiamo, però intanto, insomma, prego. Eccolo, sta tornando. Vediamo se riesce a entrare. Giulio, è possibile che sia nella lista d'attesa? Scusami, parlavo senza microfono. No, era in lista d'attesa, l'ho fatto entrare, ma okay. Evidentemente ha proprio qualche problema, perché ora mi sembra che sia di nuovo nuovamente sconnesso. No, adesso eccolo. Ah, forse... professor Frucci, ci sente? Riesci a parlare? Sì, io vi sento. Sì, sì, adesso ci sono. Ok. Dove eravamo rimasti? Allora. Scusate se vi interrompo. Perché è successo tutto questo? Perché abbiamo sforato? No, no, credo semplicemente qualche problema di rete, perché poi l'ho visto sparso. Mi chiederei altri 5 minuti, poi dovremmo chiudere in realtà. Mi spiace fare il così, ma purtroppo siamo già un po' oltre. Scusatemi. Oh, sentite, cerco di chiudere le considerazioni, avevo qualche domanda da fare ai relatori, di solito si usa così una volta, tanti di Cisco, 20 anni fa quando abbiamo cominciato, vedo che oggi dobbiamo parlare solo noi e non ascoltare gli altri, va bene. Allora, questo... Luca, però questo è decisione di come è stato organizzato il panel, non è una questione nostra, noi abbiamo un tempo allocato e dopo viene, ognuno se lo gestisce come ne vuole. No, no, ho capito, nel senso, però quando si era in presenza si andava avanti, qualcuno doveva rispondere, rispondeva, però detto questo, va bene, io finisco e poi parleremo in un altro contesto, va bene, non c'è problema. Finisco soltanto le considerazioni, faccio le domande che volevo ai relatori, faccio il mio compito, finisco il mio compito tutto lì. Allora, se posso, mi sentite? Si è ribloccato? No, no, sentiamo perfettamente. Posso andare avanti? Sì, sì, prego, prego. Allora, dicevo, questo approccio appunto ha molte potenzialità, perché stavo dicendo appunto che connette con il dettaglio delle evoluzioni, utilizzando questi percorsi biografici, con i scenari, con i palcoscenici dell'età delle evoluzioni. Naturalmente, così facendo, riporta alla luce figure e percorsi, vicende stravaganti, trascurate, dimenticate, se non del tutto ignorate, di un tempo che è per tanti motivi intuibili che ora non stiamo ad analizzare, ma significativamente molti degli attori che vengono citati nei vari paper non hanno una voce del biografico, e questo già la dice lunga del dizionario biografico, e purtroppo, visto che Treccani considera questa opera finita, e col 100° volume probabilmente non ce ne sarà mai traccia, nessuno di voi potrà scrivere delle voci su queste figure, purtroppo. Quindi si delineano geografie, traiettorie, connessioni poco note, sconosciute, si incontrano appunto personaggi che si integrano facilmente o che non si integrano. Ecco, al contempo però, siccome poi appunto il senso di tutto questo è anche fare qualche osservazione critica, provare a farla, cioè mi sembra che andare solo in questa direzione, cioè quello di studiare gruppi, individui, in questa vorticosa circolazione fra Atlantico e Mediterraneo, rischi un po' di mettere in ombra proprio l'intento, no, del super meritorio di questo panel, cioè il fatto che lo spazio italiano, il Risorgimento se volete, per intenderci meglio, sia un formidabile scenario di elaborazione, di sperimentazione politica, di
creatività politica e intellettuale dell'età delle rivoluzioni, nell'età delle rivoluzioni e in un certo senso senza che ci sia bisogno di portarlo figure che si muovono, che circolano, che vanno. Quindi quello che mi viene da dire è che non è un caso forse che Comunque vedo che il professore si è bloccato ancora, ora vediamo se resiste la connessione. Andiamo pure avanti altri 5 minuti, così magari c'è eventualmente tempo per una o due domande. Io intanto sono qui, vi lascio andare avanti. Sembra che sia scomparso di nuovo. Sì, probabilmente si riconnetterà. Magari raccogliamo qualche domanda se c'è nel frattempo. Se volete, sì, fai tu, insomma. Altrimenti possiamo, Giulio, se ci sono 5 minuti e non ci sono domande, provare a fare un breve giro di repliche, magari un minuto e mezzo a testa. Assolutamente, non capisco se il professore ci senta o no, è quello il problema, perché è scomparso proprio, cioè il suo nome c'era fino, cioè adesso non c'è nemmeno più il nome, per cui è uscito nuovamente dalla stanza, temo. Sì, c'è una domanda in chat di Vanni D'Alessio che però... Ah no, a Luca Di Mauro, ok. Prego, prego, Vanni D'Alessio. Ok. Ciao a tutti, ciao. Complimenti, ma in effetti mi sono piaciuti tutti i paper, mi sono molto piaciuti, anche perché questa dimensione globale è molto interessante. Una cosa che però mi ha incuriosito molto nel, come domanda veloce, nel paper di Luca De Mauro, appunto questo arrivo e in qualche maniera mi chiedevo se ci sono stati, lui ha parlato di un periodo molto, un momento molto forte di arrivi, no? Non so se mi sentite. Se volevo capire se poi, insomma, le dinamiche un po' di questo arrivo e se ci sono stati anche altri scaglioni, e poi in effetti a me, e poi mi interessa invece rispetto al paper di Alessandro, questo rapporto con la Grecia, anche in quel caso se in effetti ci sono, rispetto a quelle le conoscenze che c'erano prima sugli arrivi in Grecia dei cosiddetti patrioti, se queste analisi interessanti che non si riuscivano, devo dire la verità, a vedere molto bene rispetto ai schemi che ha prodotto, però insomma rispetto alle conoscenze precedenti cosa dicono anche rispetto appunto a questa all'andamento degli arrivi, perché Alessandro ha fatto riferimento proprio a due periodi, mi sembra 21-24, va bene, in qualche maniera se anche là si può capire qualcosa sui momenti di abbandono, insomma della decisione di partenza e dell'arrivo, se come erano collegati, se c'è un flusso che è legato a varie situazioni, a vari motivi, se i flussi sono legati a vari diversi tipi di motivi, a delle scansioni per esempio. Grazie Vanni, Luca vai tu e concludo io magari. Ok, perfetto. No, allora io per quanto riguarda il primo arrivo, quindi quello nella primavera del 21 nei porti catalani, non ci sono scaglioni successivi per un motivo abbastanza semplice, perché prima di tutto il Borbone una volta riconquistata Napoli chiude i porti, ma soprattutto non c'è una repressione particolarmente sanguinaria. Notoriamente tra le pochissime vittime ci furono Morelli e Silvati, ma non c'è un nuovo bagno di sangue come nel 99 che spinge tanti napoletani a partire. Sono solo quelli che, ritenendosi implicati oppure giuridicamente già condannati perché partecipi del moto di Nola, sono considerati felloni.
per quanto a maggior ragione questo è vero per il passaggio dalla Spagna al continente americano, dove sostanzialmente parte una parte di coloro che erano già esuli. Sì, se posso aggiungere a proposito di questo anch'io qualcosa, alcuni scaglioni si notano a Tampico all'arrivo in Messico e sono legati anche all'arrivo di materiali per le compagnie minerarie, per esempio, materiali e persone. Sì, brevemente, la questione della cronologia 21, 23, 24 è sì legata alle congiunture politico-militari sulla penisola e nello spazio mediterraneo, quindi fine e sconfitta dei moti liberali in Piemonte a Napoli, crollo delle corti in Spagna. A sua volta però è significativa perché intrecciandosi nell'arco di pochi mesi fa sì che gli stessi protagonisti che si muovono in questo spazio di circolazione, oltre a contribuire al movimento per il quale stanno combattendo, in realtà finiscono addirittura per congiungerli tra di loro. L'esempio più eclatante è quello di Guglielmo Pepe, sconfitto a Napoli nel 21, diventa uno dei pilastri della carboneria e del liberalismo in Spagna, a sua volta prova a congiungere il patriottismo in esilio in Spagna di origine italiana, ma non solo, tutto il patriottismo europeo, a sostenere la causa greca tramite una spedizione che dovrebbe da un lato fornire appoggio militare agli indipendentisti greci e dall'altro immaginare addirittura una liberazione del Mezzogiorno che coinvolgeva il figlio di Gioacchino Murat. Questo per dire che in realtà come erano le culture e le politics a circolare e a interagire tra loro, erano anche i modelli istituzionali a finire nelle discussioni di questi individui e nelle agende dei liberalismi del primo 800. Mi fermo e tra l'altro vedo che è tornato il professore Frucinci in sala. Non lo so se mi sentite, mi dispiace, io sono desolato, non mi era mai successa in un anno e mezzo, due anni ormai di... Non c'è problema, ma vedevo che c'era l'indicatore della rete che aveva qualche problema. Capita. No, no, prego, prego, se vuole in qualche modo, se riesce a riprendere. Sì, volevo solo chiudere e finire il discorso, tanto per a mezzo. Cioè, volevo solo dire appunto che non è un caso che un po' il punto di riferimento, no, di tutti i partecipanti a questo panel, appunto il mio amico Maurizio Isabella, stia facendo oggi col suo nuovo libro proprio un'operazione un po' di questo tipo, cioè di spostarsi da un tipo di ricerca centrato e di collocare con il suo libro sul 1820 Euro Mediterraneo il caso del... Non ci sentiamo. Dello spazio italiano, quindi appunto facendo del 1820, diciamo così, tra virgolette, italiano, quindi poi napoletano e piemontese, uno degli scenari fondamentali di questo 1820 Euro Mediterraneo e individuandolo come un passaggio decisivo della cultura politica, delle pratiche politiche sette-ottocentesche e non un passaggio di un episodio di mero passaggio fra le rivoluzioni fine Settecento e quelle del 1848. Cioè mi sembra che Isabella torni un po' a, se posso dirla così, a Franco Venturi e a Robert Palmer. Queste sono due vie possibili, tutte e due legittime, tutte e due molto. Io credo che dobbiamo professor no. Professore, sono anche le ultime parole sono sfortunatamente non arrivate a quasi tutti, temo. Niente, un po' di... Forse nemmeno le tue gli sono arrivate. Sì,
No, non si sente più niente. Chiedi di attivare audio. Eccoci, professore. È saltata un po' di nuovo tutta la connessione. Non abbiamo sentito le ultime parole, forse. Mi spiace davvero. Non... Ci sente ora? Niente, direi che possiamo chiudere qua per questioni di tempo, per questioni tecniche, se siete ovviamente d'accordo. Sì, mi spiace perché mi sembra che non funzioni più niente adesso, non capisco come mai. Vabbè. Ma non sicuramente è, non Gianluca. è, è una questione della connessione di Luca, non possiamo farci niente da questo lato. Sì, Poi sì. sicuramente Gianluca ci darà il suo, insomma, il suo, non so, il suo, quello che ha steso, la relazione che ha steso, perché per noi relatori è molto utile conoscere il suo punto di vista, ma lo possiamo fare anche successivamente. Viviana, perdonate l'intervento così a gamba tesa che arrivo da fuori, però diciamo Ciao Marco. per questioni anche tecniche dovremmo chiudere il panel quanto prima, nel senso che siamo 20 minuti oltre il tempo, quindi Va benissimo, non ci sono assolutamente problemi, anzi. no, mi dispiace dover intervenire così in maniera sgradevole, mi rendo conto, però i tempi, diciamo, avevo avvisato anche ieri che i tempi sarebbero stati questi. Per una serie di ragioni. No, ma ci sono stati dei problemi proprio di connessione. Ah, vabbè, se volete chiudere in 1 o 2 minuti, insomma, No, no, non no, no, voglio. adesso Per basta. carità, per Non carità. penso ci sia più speranza per la connessione. Grazie a tutti, grazie soprattutto a Giulio che ha preso la maggior parte del lavoro di mantenimento della cosa. Grazie a voi. Spero sia funzionato. Peccato per questi ultimi problemi, ma insomma, spero che Inevitabile. Gianluca Frucci ci senta, ma capita con Zoom, temo. Va No, bene. grazie. E grazie soprattutto a voi per la gestione. Gentilissimi, operativissimi come sempre. Grazie Alessandro, grazie a Grazie. tutti. Buona serata. Chiudo A la questo serata. punto, grazie a Alessandro per il coordinamento. Ah, niente, va bene. È proprio Allora, una maledizione. è stata una sessione sfortunata dal punto di vista tecnologico, mi pare di capire. Sì. Alla fine, in realtà, non capisco come mai. Vabbè. Vabbè. Chiudo la Va stanza. bene. Buona serata. Grazie, Buona serata a saluti. tutti, arrivederci. A domani. Ciao a tutti.